E bella ragazzi, siamo qui, siamo tornati, siamo sempre noi, siamo i Granas. Siamo tornati dopo una settimana sì, e non facciamo video. Perché? Perché niente, non lo so perché, perché non ci siamo riusciti a trovare per fare video in questi giorni. Perciò molto semplicemente non è successo niente. Siamo, e qua sempre. Siamo sempre noi, siamo sempre fatti e si, da oggi si ricomincia al regime normale. E oggi c'è in segreto e... cioè, non so che... come? Che, capito. Allora, mio ragazzo con cui stavo insieme o assieme, dipende da come... dipende se è del sud o del nord. Assieme è da sud, insieme è del nord. È vero, eh? Faccio caso. Sì, sì. Il mio ragazzo con cui stavo assieme, vedi, da 3 anni mi ha tradita con una sua compagna di corso. Lo sospettavo da tempo, ma quando me l'ha confessato, ho fatto comunque una scenata colossale. E gli ho detto di sparire dalla faccia della terra. Il che è un po' difficile. Non è vero, perché leggi dopo. Il giorno seguente ho scoperto del TG locale che ha, tentato il suicidio. Mi sento una merda. Voleva sparire dalla faccia della terra. E me va. Così, però onesto, non spariva dalla faccia, ma entrava dentro la crosta. Per questa, per chi ha, per gli scienziati che hanno capito. Mamma mia. Era molto nerd sta battuta. Sì, tanto. Allora, sono una prof di latino e greco. Grande. Sono single. Mi farei due domande. Il mio segreto è che 6 notti alla settimana faccio sesso con il prof di italiano. Quindi se intendono, capito? 6 notti. Sempre dalla mia stessa scuola. 6 notti a settimana, quindi. Tutto. A domenica libera, perché è onesto. E lui così facendo tradisce la moglie. Scopando con lui mi sento viva. Un'altra persona. Perché si sente morta, perché il latino è una lingua morta. Esatto. Perché il greco invece è vivissimo. Proprio... il ragazzo che mi piace frequenta il mio stesso liceo. Lui è il penultimo. È al penultimo anno. No, lui è il penultimo anno. Cioè, proprio... sì. E io al primo. Durante un veglione in discoteca mi ha baciata. Se fanno i milioni in discoteca? Sì, non si sono addormentata, perché sennò poi succede. Allora, mi ha baciata. Io, felicissima, il lunedì successivo sono andata da lui a scuola. Non si ricordava nemmeno chi fossi. Beh, ma pure te, che cosa vuoi? Se a Capodanno, se a Capodanno baci una persona, che cosa ti pensi? Che poi si ricorda? Cioè, una notte andai a rubare in un posto per scappare e scavalcai una ringhiera. Cioè, è già finito l'atto di rubare, capito? Costruzione della frase livello ACAB. Una notte andai a rubare, perché va a rubare, quindi ACAB. Andai a rubare in un posto per scappare, scavalcai una ringhiera e mi incastrai con i pantaloni. Lì dentro ho strappato tutti i pantaloni e sono tornato... No, ma te pare. Che è troppo mainstream. E sono tornato a casa senza pantalone e pieno di sangue. BS, il culo pieno di graffi. Al popolo, cioè. Infatti, vabbè, comunque. Cioè, tutto questo per dire. Allora, il fatto che ha rubato era inutile. Bastava di. Ho calcato una ringhiera. In un posto che? Mangio tantissimo e non ingrasso. Beato te. Sono solo 200 kg. Non so se sia una cosa positiva. Sì, mangio un sacco di cose, soprattutto dolci. Però sono scheletrico. Molte volte mi ritrovo a tremare e non per il freddo. Ma perché devo sbornare? Sono quasi sempre... Beh, dopo che sbori 3 volte ti tremano le gambe. Sono quasi sempre senza forze ed è strano perché mangio tanto. Ho il metabolismo velocissimo e non mi dispiace, però tremo. Cioè, però tremo di continuo. Io non so perché. Ho finito la frase. Eppure non sento freddo. Eppure non sento freddo, però tremo. Veramente faccio fatica anche a rimanere in piedi. Però tremo. L'importante comunque è tremare. Fare una L'importante è tremare. Però tremo. Mangio tantissimo e non ingrasso. Però tremo. Non so se sia una cosa più positiva. Però sì, tremo. Mangio un sacco di cose. Però sono scheletrico. Però tremo. Però c'era di pugliese. Però tremo. Tremo. Però tremo. È da circa 6 mesi che ho divorziato con un mio marito. Con un uno dei tanti. Tanti, perché vabbè. Uno dei 5. Da allora non ho più un rapporto sessuale e mi capita sempre più spesso di masturbarmi nella stanza di mia figlia piccola usando il microfono del Cantatù. Ah, esistono ancora i Cantatù. Ma più che altro, ma che madre di merda sei? Il vero segreto. Ma poi canta. Quando vengono le amiche di mia figlia lo usano costantemente, mi sento in colpa ma non riesco a fermarmi. Ma comprarti un vibratore, no? Un vibratore. Cioè, compra un vibratore e risparmia la vita a una bambina. Non ho fatto una bambina. Cioè, porca troia. Pensa che schifo. Questo cantatoso di pesce. Mamma, mamma. Comprameno un altro. Perché non scopi di più? Vado in palestra da 3 mesi e da 2 mi scopo il mio personal trainer. Beh, ci hai messo poco. Non so se funziona di più la palestra o quello che viene fuori con lui. Vabbè, fai 2 per 1. Il mio segreto è che quando mia figlia non è in casa, mi masturbo con la sua Barbie. Oh, ma porco cane! Ma porre bambine! Cioè, ma non sapete, porco...
Cioè, ma che madre di merda! Ma come cazzo masturbato con una Barbie? Telefono azzurro, te giuro! Ma che cazzo? Questa gente! Sulle lame, no, il telefono azzurro lo chiamerei. Il telefono azzurro è per la tutela dei minori. Ho capito, cioè, ma mi spieghi con le Barbie come fai a masturbarti? Cioè, che con la testa si vede, oppure con la gambetta. Che ammazza, oh, te basta, gli basta. Magari prende Barbie ballerina e vedi che gira bene. Dentro. Gli passano il personal trainer. Ma tutte donne, oggi che è in segreto al femminile, voglio un maschio. Dica a tutti, compresi i parenti, che sono fidanzati. Che tremo molto. Che tremo, però tremo. Invece non è vero, è che soltanto tremo. Che tremo. Esco ogni giorno alla stessa ora, 19. E torno a casa 19 verso... 19 chat, direi. E torno a casa verso mezzanotte. Tutto, credino! Che esco con la mia finta ragazza, il segreto, tremo. Vado a casa... Il segreto, vado a casa di mia nonna e con la scusa di fargli compagnia gioco a Pokémon. Passatelo. Tutti credono, lo credono, però io non lo faccio. Una relazione clandestina con un uomo sposato. Clandestino. E una volta ci siamo baciati. E una volta ci siamo baciati con la moglie nell'altra stanza. Io ho un fidanzato, ma mi sento quasi più in colpa per la moglie di lui. È così gentile la moglie. Trema. Come sei andata a casa sua? Cioè, boh, vabbè. C'è un ragazzo che conosco dalle medie che vorrei scoparmi come un dannato. Ma questo è nuovo comunque. Piccolo problema, è etero, ecco. Ah, infatti. Così ogni volta che si cambia negli spogliatoi in palestra gli faccio foto e video a sgamo e torno da casa fa. Ah, scusa, a sgamo non è che te sgamano? No, al nord sgamo significa senza fammi sgamà. Ah, al sud antisgamo è assieme, la stessa cosa in pratica. Sì, non si è mai accorto di nulla. Amo, mi dispiace ma... Devo pur svuotarmi le palle io, Amo. A mostro. A volte dormo ancora con i miei genitori. Mi ricorda quando ero piccolo. Ciao. Acab. Ciao. Conciso, così vai. Ho provato a far esplodere delle feci di cane trovate nel parco. L'ho fatto anch'io, però con quella di cavallo. Poi schifo. Spiegherò. A fine lettura spiegherò. Solo che il petardo non esplose. E quando andai. E quando andai a controllare la tannaria. Era ovvio. Il segreto, ho una cicatrice gigante sulla mano. Rischia di perdere due dita. Ma più di tutto rischia di affogare nella merda. Inoltre ho tuttora macchie di merda indelebile sui miei pantaloni preferiti. Che coglione. Allora sì, io l'ho fatto con la merda di cavallo. Non voglio saperlo. Perché devi sapere che vicino a casa mia ci sono i cavalli. Sì, in effetti non è una cosa normale. Ogni tanto scappano dal padrone. Stavano a pascolare davanti al Mac l'altra volta. Sì. Scappano dal padrone. A volte mi ritrovo dentro al vialetto di casa e non possiamo uscire di casa perché stanno i cavalli che bloccano la strada. No, non sto scherzando, è vero, Allora. Seriamente. Sì. Vabbè, ma ultimamente non sta più a succedere, però ci siamo trovati brucati sul prato, oppure uno proprio dentro al vialetto era entrato. E niente. È finita qua. C'è stava sta merda di cavallo che stava, c'è presente dove stanno i cassonetti? Adesso? Sì. Stava lì. Allora, c'era una merda di cavallo che era grossa, diciamo, quanto una merda di cavallo. La famosa dimensione merda di cavallo. Esatto, e quindi non era la merda di un cane, era la merda di cavallo. Ci ho messo un mini cicciolo dentro, perché era mezza seccata, quindi comunque non mi sono sporcato. Mi sta a fa schifo sta cosa. Ci ho messo un mini cicciolo dentro, è scoppiata, e niente, è scoppiata in mille pezzi. Basta. Però non mi è scoppiata in faccia perché non so coglione, ho aspettato che scoppiava il mini cicciolo. Ragazzi, anche questo episodio del segreto è finito. Brugolami tutto. Anche questo il segreto è finito. E noi ci becchiamo al prossimo. Se vi è piaciuto lasciamo like a Gogo. Roma, solo Roma, Roma e basta. Roma, solo Roma, Roma e basta, porca. Se noi ci becchiamo al prossimo video, niente, è stato bello rivedervi e basta. A dopo domani o domani o a mai più. O in streaming. E qui noi lasciamo YouTube.